L'attore Ciro Esposito, conoscete, che voi conoscete, una star partenopea che voi conoscete tutti, per aver recitato nei film Io speriamo che me la cavo, La squadra, Il grande Torino, Le ali e via discorrendo. Oltre 1450 battute che hanno fatto la storia del cinema italiano dal 1930 ad oggi. Su un'isola d'estate, io avevo 18 anni, lei 20 anni. Era di notte, vicino al faro. Io mi avvicinai per baciarla, lei si girò dall'altra parte. Rimasi deluso. Poi però lei tornò a guardarmi e mi sfiorò le labbra. Aveva l'odore dei fiori. Io non mi muovevo. Non avrei potuto muovermi. Poi lei fece un passo indietro. Fece un passo indietro e mi disse la grande bellezza di Paolo Sorrentino. Dividono in uomini d'amore e in uomini di libertà. A seconda se preferiscono vivere abbracciati l'uno con l'altro oppure preferiscono vivere da soli. Per non essere scocciati. Come esistono uomini d'amore e uomini di libertà, esistono popoli d'amore e popoli di libertà. L'Italia, la Spagna, l'Irlanda, la Polonia, la Grecia appartengono al mondo dell'amore. L'Inghilterra, la Scandinavia, la Germania invece appartengono al mondo della libertà. Poi ci sono quelli che hanno un po' d'amore e un po' di libertà. Nessuno fa caso all'acqua che evapora dopo le piogge, quando torna il sole. E poco importa se in quell'acqua ci sono anche le lacrime, spese a piangere per amore, per dolore. L'acqua evapora, torna nell'aria e torna nei nostri polmoni. Il libro nasce da una chiacchierata con Gianluigi Rondi, che se qualcuno non sa il nome o non riesce ad associare, il presidente Davide Donatello, il premio cinematografico più importante in Italia, è stato direttore della Mostra del Cinema di Venezia, presidente della Fondazione Cinema per Roma, quindi insomma un personaggio, forse il personaggio del cinema italiano, quello che forse più conta dietro la macchina da presa, dopo i registi ovviamente. Chiacchierando con lui, con un lavoro che abbiamo fatto insieme, un documentario, io ho raccontato questa mia passione. Io quando torno dal cinema, da 10 anni ormai, ho una serie di quaderni dove mi appunto le frasi, quelle che secondo me vale la pena di spendere gli 8 euro, i 7 euro, i 5 euro del biglietto. Avete detto tutto voi. Avete detto non dimenticate di chiudere acqua e gas. Questa è un'altra citazione famosa, no? Se ne vogliamo fare un'altra, diceva Massimo Troisi: non ho sogni nel cassetto, però tengo cassette. E vabbè, c'è un amico lì tra il pubblico che mi capisce, che è un altro cultore di Massimo Troisi. Di cassetti di Massimo Troisi. Che dire, io devo ringraziarti anch'io perché con questo libro hai reso omaggio, ed è un atto, un vero e proprio atto d'amore per noi che lavoriamo nel cinema, nella televisione, in questo fantastico mondo. Per quanto mi riguarda, il mio mestiere è il mestiere più bello del mondo, e quindi essere valorizzato anche e stare soprattutto nel libro, perché in questo libro c'è anche un po' del mio primo film, e quindi significa che Giuseppe Alessio Nuzzo ha pagato 8 euro, all'epoca erano 6.000 lire tipo. Professore, questo è per voi. E cosa c'è qua dentro? Il tema, ci ho provato, perché la scuola la schifo. Ma voi no. Tema. Quale parabola preferisci? Svolgimento.
Io la parabola che preferisco è la fine del mondo, perché non ho paura, in quanto che sarò già morto da un secolo. Dio separerà le capre dai pastori, una a destra e una a sinistra. Al centro quelli che andranno in purgatorio. Saranno più di 1.000 miliardi, più dei cinesi, e Dio avrà 3 porte. Una grandissima, che è l'inferno, una media, che è il purgatorio, e una strettissima, che è il paradiso. Poi Dio dirà: fate silenzio tutto quanto! E poi li dividerà, a uno qua e all'altro là. Qualcuno che vuole fare il furbo vuole mettersi di qua, ma Dio lo vede e gli dice: ehi, a dove vai? Il mondo scoppierà, le stelle scoppieranno, il cielo scoppierà, Corsana si farà in 1.000 pezzi, i buoni rideranno e i cattivi piangeranno. Quelli del purgatorio un po' ridono e un po' piangono. I bambini del limbo diventeranno farfalle. Io speriamo che me la cavo. Lies. She knows exactly how to tantalize. She's out to get you, danger.